Sottoporta show speciale calciomercato, quinta puntata con Raffaele Russomando e Diego Rinaldi in conduzione e anche con l'amico e giornalista Giuseppe Libertino. Ciao Peppe, ben ritrovato, come stai? Ciao ragazzi, buona serata. Stiamo bene, momenti importanti, valorosi del calcio del campo, quindi ce li godiamo tutti, chi meglio e chi peggio, non lo so. Per il Napoli peggio, e beh, possiamo prendere spunto, no, dal pezzo appunto del brother Enzo Avitabile. C'è alta tensione in questo momento. Perché Napoli cassa adesso a 90 milioni, divisi in 2 annate. Peggio, peggio non lo so. Io sono dell'idea che noi dobbiamo compiere un lavoro importante di giornalisti se vogliamo farlo. Credo che quello che si sta verificando intorno a Higuaín sia una delle cose, delle pagine più brutte della storia del calcio Napoli. Poi, se vogliamo fare i tifosi, allora possiamo augurare quello che vogliamo a Higuaín, anche se trovo scorretto. Napoli non è più una piazza di Serie B o Serie C. Vero. Noi dobbiamo ricordare che c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è la Juve, che si sono scambiati per anni fior fior di giocatori. È vero, anche lì mi ricorderebbero un altro, Sì. prendo così tanto per Sì. citare un esempio. Uno qualsiasi, E così. quindi c'è stata tante sono state le polemiche, Ronaldo, l'infame, il traditore. Io credo però che noi siamo andati un po' oltre, probabilmente siamo andati oltre un po' per mancanza di esperienza, nel senso che mentre Milan e Inter probabilmente sono uno step avanti, magari non negli ultimi anni, forse come blasone, come bacheca, allora sanno che può capitare questo. A Napoli probabilmente, forse, sicuramente dal 26 ad oggi, questo è il più grande smacco che sia mai accaduto. E quindi sì, forse ci sta, se la prendiamo così male, però alcuni passaggi sono dai, è proprio eccessivi, cioè augurare il male a questo. Mi Vero. sembra troppo. Poi sicuramente si può dire quello che vogliamo, è gestito male, si è comportato male, fatto questo, però mi fermerei lì. Sotto l'aspetto invece sportivo, io ti dico, il Napoli forse non sta male, anche se è una clausola stranissima, le postille contrattuali che sono venute fuori negli ultimi 15-20 giorni hanno sorpreso un po' tutti. Vero. Io personalmente non conoscevo la doppia rata. Sinceramente non la conoscevo, anzi, probabilmente tutti quanti attendevamo dalla Rambla De Laurentiis, che ha sempre parlato di questi 94 milioni da testare. Io ho sempre sentito che nell'ultimo anno almeno chi vuole quindi deve testare 94 milioni. 94. Poi, se in 2 anni, in 3 anni, questo non lo sapevo, io penso che la Juve abbia fatto un affare colossale, perché la Juve prende un giocatore che adesso stiamo maledicendo Higuaín. Però ragazzi, fino a un mese fa, questo era il più forte attaccante del mondo, dietro Suarez. Lewandowski non lo vogliamo considerare perché l'abbiamo messo prima, quindi Sì. Higuaín è il più forte attaccante del mondo dopo Suarez. La Juve paga 2 rate da 45 milioni. Scusate, ma la Juve l'anno prossimo, vincendo lo scudetto, non lo so, andando avanti in Champions, se l'ha già recuperato. Assolutamente. Invece, ed era più facile che un asteroide cadesse su Di Maro, disse. Pure questo è Mettiamo vero. anche il caso che il Napoli dia 60 milioni a Inter. Scusate, ma chi compra oggi? Non lo so, Gabbiadini. Mi tolgo i danni, sono Gabbiadini. Ci sono Bella tanti dubbi, domanda. ragazzi, io veramente ci sono tante perplessità. Mi sono dilungato un po' troppo, No, ma no, no, questo no, no. è Però Peppe, tra poco. sarei d'accordo con me che ora
diciamo, il mercato anche con appunto la cessione del Pipita Higuaín ormai si è definitivamente sbloccato. E non è solo prestiti come in passato, magari anche operazioni minori, però ci sono. E Higuaín, non so se solo a livello italiano, ma anche forse a livello europeo mondiale, ha mosso un pochettino le acque. Quindi tante opzioni per il Napoli, con i parametri però del Napoli. La Juve si porta a casa questo bomber e vediamo un pochettino. Qual è secondo te però come posso dire, l'antidoto per questo ambiente avvelenato? Probabilmente in questo momento sono i cani. Mauro Immagino, Icardi. ma non lo so, è l'unico che magari può riprendere un po' la piazza, è comunque un giocatore di 3 anni, per me è fortissimo, è un giocatore che comunque l'Inter ha portato come capitano, quindi non è un brocco, è un giocatore veramente, sarebbe un acquisto importante, un acquisto che riprenderebbe un po' la piazza. Ma li Come fa fa a tutti e due, riandare? secondo te? Bella domanda. A questo punto penso che se arriva Icardi, penso sicuramente che Gabbiadini va via, sarà impossibile trattenerlo. Non è Cioè, proprio il non massimo per l'autostima. Assolutamente. è bello per Gabriel, non è bello. Poi se va a giocare l'Inter, allora bene, si fa il suo scambio, tutti contenti, tutti felici. Ma in questo momento, io fossi Gabbiadini, ti dico la verità, chiamerei il mio procuratore e direi: senti un po', andiamo via, perché sinceramente, cioè, io sto qua, segno, gioco, ci sono tutte le settimane, mi sto allenando bene. Ma scusate, mi fate per incricarmi. Questo secondo me è un altro. Poi dici il resto della squadra non completata. Ecco, non da poco. E col problema anche Reina, Peppe. Assolutamente. Si è affidata a questi due giocatori, quindi mi chiedo come fai a non prendere Sportiello, Consigli, ma che ne so, qualsiasi altro portiere. Reina, già l'anno scorso, oltre ad avere qualche problemuccio fisico, io pensavo più problemi fisici, invece ne ho avuti meno, ma di testa ha dato più di un problema. Reina, secondo me, quest'anno farà peggio. Io non so se può fare meglio, ma anche perché un anno in più,
problemino portiere. Grana, grana con i barini, al centrocampo sei contato perché sei veramente per i occhi che tardi, ma non ci credo ancora. E davanti il solito attacco super esplosivo dove Sarri dovrà far giocare di nuovo, non lo so, farli girare tutti, anche perché c'è la Champions, questa è diverso. Esatto, quest'anno non è molto diverso. La Champions è pesante. Quindi io non vorrei stare nei panni di Sarri oggi perché veramente è un'impresa difficile, quindi bisogna stare vicino a... Io in questo caso mi assumo a Sarri, mi allontano da tutti. Beppe, vorrei dirti una cosa. Allora, ad oggi 26 luglio, premesso che Milik non è ancora fatta, quindi il Napoli è scoperto in attacco. Non ha ancora preso i due centrocampisti di cui sapevamo ne avessimo bisogno già da tempo. Le due grane in difesa. C'è la grana Koulibaly, c'è anche questa piccola grana Insigne. Il problema portiere, c'è il problema anche della comunicazione, perché ad oggi a te comunque hai mai sentito la voce di Tonelli, a parte in un'intervista Mediaset? Anche quella di Giaccherini. Anche quella di Sarri, quella di Giaccherini, cioè praticamente non si fanno manco più le presentazioni dei calciatori, praticamente è un segno che qui ad oggi si sta navigando un pochino in una confusione abbastanza totale. Molto fortunato. E se prendiamo Milik dobbiamo sperare nell'ennesimo, passami il termine, colpo di culo di De Laurentiis. Consiglio spassionante, però è spazio da anni, non da quelle cose, non direi nulla di più. Cioè, nel senso io quest'anno non dirò nulla della squadra, perché veramente De Laurentiis può sorprendere tirando un coniglio fuori dal cilindro che nessuno si aspetta. Non di acquisto. Veramente che Milik possa fare 20 gol. Sì, ma infatti. Però lui ormai è così, quindi io mi astengo nel fare un pronostico, ma mi sento però di dirvi che Napoli è fortunato, se non è fortunato. No, ma io sono d'accordo con te, guarda. Può fare qualsiasi cosa. Lo testimoni anche quando è arrivato Sarri, perché lo scorso anno si è provato a trattenere invano Benitez, poi si è volato in Spagna per trattare Emery, poi c'è stato Mihajlovic. Poi, prima addirittura che firmasse Sarri, si è provato per Montella e poi è arrivato Sarri. Cioè, praticamente Sarri è stata quasi la quinta scelta. E poi abbiamo visto Sarri, tutti i risultati. E Sarri si regala uno dei migliori campionati della storia. Esatto. A testimonianza che comunque è stato veramente un grandissimo colpo di fortuna. Beh, ma anche se si ricorderà Higuain, non è che Higuain, Napoli era subito su Higuain. C'erano, ricorderai, Dzeko, c'era Damião. Ecco. C'era un attimo Ibrahimovic, poi spari l'idea. Che ti devo dire? Arriva quelli, ti fa due campionati belli e un campionato eccezionale. Quindi niente da dire. Gli esterni hanno fatto bene, quindi John Mert, niente da dire. A trova Allan e Giorginio che fanno delle cose sconvolgenti. Amtic tiene il suo rendimento standard e Koulibaly addirittura riesce con una votazione di 50 mila di euro. Quindi io, ripeto, non diciamo nulla, perché veramente può fare qualsiasi cosa, anche prendendo solo Milik. Cioè il Napoli è capace di fare queste cose qua, perché il De Laurentiis stava avanzando in paradiso. Speriamo che ce le abbia ancora per un pochettino di tempo, perché questo sembra veramente un anno di mare in burrasca, ecco, diciamo. Con la nave in burrasca, pardon. Beppe, io come ho detto anche all'amico del Napoligno che era prima in collegamento con noi, Angelo Angelotti, sì. Guarda la differenza tra il Napoli e la Juventus. La Juventus magari ora ti cede anche Pogba, ma la Juventus, vero, prima di cedere Pogba ha prima acquistato ha fatto programmazione, ha preso Dani Alves, Benassia, ha preso Piaka, ha preso Pjanic e ha preso Higuain. Ora cede Pogba, poi magari con quei soldi te ne fa altri due. Il Napoli invece ha praticamente fatto il contrario, cioè ora è privo di Higuain e deve acquistare. E si trova anche col coltello alla gola da parte delle società, perché ora ti cercheranno anche dei prezzi praticamente alle stelle. Vedi lo stesso Icardi, dove l'Inter ti rifiuta più di 50 milioni di euro. E dico, siamo su due mondi completamente diversi. C'è una società alle spalle fatta di, che ne so, di Gigi, di S, di osservatori. È un altro mondo, è un altro pianeta. Oggi la Juventus per me si è assestata
vicino al Bayern Monaco, al Barcellona. Per me oggi la Juventus è pari a quei club per struttura, può per squadra per quei, e per società, è assolutamente pari a quei club. Anche io sto pensando questo, sinceramente. Strana sensazione che mi chiedo, la società ti compra Higuain, quindi il più forte che c'è in circolazione, e tu mi vendi Pogba adesso, che sarebbe l'anno che potresti vincere la Champions. Attenzione. No, anche perché comunque la Juventus potrebbe fare cassa con altri giocatori, perché ancora Zaza, lo stesso Hernanes ha ceduto, mi sembra, da poco Lemina, quindi i soldi per da incassare potrebbero arrivare anche da altre cessioni, quindi anche io ho pensato allo scenario che potrebbe tenersi Pogba. Hai Pereira, hai Zaza, quindi puoi tranquillamente non venderlo, e a questo punto, se non vendi Pogba, puoi veramente puntare a altri prete, anche perché poi se vendi Pogba arriverebbero un problemino, ce l'avrebbe anche lei, perché poi a centrocampo che dirà non c'è, Marchisio fino a dicembre, Pogba non c'è più, e a quel punto a centrocampo qualcosina sicuramente la faranno. Ma sicuramente quindi vanno bene, quindi il problema diventerebbe venderlo. Io vi ripeto, non sono così certissimo della cessione. Poi 120 milioni sono tanti, sono tante, sono davvero tanti. Niente andrà via, però poi dovranno sicuramente acquistare qualcuno. Non so chi potrebbero prendere. Matic, Rakitic, non lo so, non è che sono facili da prendere. Matic probabilmente sì, ma non è Pogba. No. Beppe, non vorrei sbagliarmi, ma su Rakitic leggevo che c'è addirittura una clausola rescissoria. E tu sai che non c'è due senza tre, magari. Sì, ma infatti io sono assolutamente dell'idea che da domani vedremo questo effetto domino, quindi è arrivato ed è partito Higuain, e quindi adesso capiremo Pogba, Icardi, Rakitic, che ne so, anche altri nomi. Stesso Bacca, per dire. Ah sì? Ultimissima notizia. Quindi l'effetto domino sta per partire, adesso Higuain ha aperto le danze, quindi scopriremo man mano tutto. Certo che Pogba deciderà un bel po' di cose, sicuramente. Questo è vero. Idem. Il resto non lo so. Adesso non vedo tanta roba in giro. Sì, dai, dice proprio non lo so. Il Barcellona è vero che ha preso André Gomes, però non so se si libererà. Però questi sono i giocatori. Altri nomi che ho sentito pure avvicinati al Napoli, io vi dico la verità, sono proprio imbarazzato, non so se sono dei simili, un po' colleghi che hanno messo in mezzo, Maghero, Ozil. Anche Arda Turan volendo. Dai, basta guardare il l'ingaggio per capire che sono bufale. No, ma quando sento questi nomi, ragazzi, è un'offesa all'intelligenza dei tifosi del Napoli. Li prendi pure in giro, non mi sembra il massimo. Non ecco. Posso sentire una trasmissione così. Ma Ozil, scusate, Ozil che viene a fare a Napoli? Ozil che viene a fare a Napoli? Cioè, ma lo stesso Aguero? Che viene a fare a Castelvolturno Ozil? Cioè, veramente? Cioè, vive in una società che c'ha tutto. Ma che deve venire a fare? Dio, pure questo è vero. A volte diamo i numeri, però, vengono seguiti, vengono acclamati, va bene così. Non vedo l'altro del campionato. Sarà una lotta dal secondo posto in poi, e ripeto, se la Juve manterrà Pogba, vi posso anche dire che secondo me può anche vincere la Champions. Questa volta può farlo, anche perché poi loro si giocano tutto, E ci vuole anche un po' di fortuna, fra l'altro, dai. Sì, poi bisogna vedere. È una componente importante anche quella. Componente importante, però sicuramente prendendo i guai, mettiamo il caso, casomai dovesse rimanere Pogba, e a quel punto loro devono vincere per forza, e poi hanno una squadra veramente forte. Pochino sotto al Barcellona e Real, ma Real non lo so, Real a me non convince manco l'anno scorso, poi la fortuna è andata dalla parte, ma siamo lì. Cioè, se il Barcellona, Messi, Suarez e Neymar fanno i mostri del calcio, allora sicuramente sono ancora un gradino sotto. Però ti ricordo che loro hanno giocato la finale 2 anni fa, e fino al minuto 70 stavano 2-1, e lì poteva succedere qualsiasi cosa. Questo è vero. Quindi non è una Juve lontanissima
più. No. Io terrei calmi anche molti tifosi convinti del fatto che vincono solo in Italia. Aspettiamo, cioè questi possono vincere pure in Europa. Ma certo, ci sono andati. Ma Peppe, guarda, anche quest'anno fino a pochi secondi dalla fine stavano facendo fuori il Bayern Monaco e avevano fatto una grandissima partita. Avevano fatto una grandissima partita. Sì, avevano fatto una follia, una partita era già vinta e probabilmente battendo il Bayern poi andati avanti. Hai visto bene, il Barcellona non era il Barcellona, infatti è andato fuori. Gli Atletico Real hanno giocato una partita strana, quindi la Juve poteva anche vincere. Adesso quest'anno c'è il Bale e Guain, è un'altra squadra. Ragazzi. Decisamente. Io mi fermerei perché è un campionato strano, i giocatori possono rientrare in degli schemi che fanno bene tutti quanti, vedi Napoli, Zarri, vedi la Roma di Spalletti, adesso sarà organizzata da agosto, non è come l'anno scorso che prendeva Garcia, che stava messo male. Io farei, se vediamo l'Inter che succede, immaginerei i carti. Infatti Peppe, scusa se ti interrompo, infatti poco fa proprio Gianluca Di Marzio dava una notizia dove ci sarebbe una schiarita positiva tra Mancini e la società, quindi questo potrebbe significare anche che magari la società abbia detto a Mancini magari che non cedono i cardi, quindi anche questa... No, infatti, sì, sono d'accordo, infatti secondo me l'unica possibilità di avere i cardi a Napoli è perché succede il patatrac a Milano e darà lì dice Mancini. È l'unico momento in cui ti direi allora Riccardo si può avvicinare, ma oggi io non direi nulla perché ripeto, chi sa giocare davanti, chi sa giocare all'Inter, cioè scusa, ma l'Inter che deve fare, il campionato arriva decima, no. l'Inter deve lottare per arrivare seconda, ragazzi. No, ma poi se vogliamo dirla tutta, Peppe, scusa ancora un altro se ti interrompo, ma noi vogliamo guardare anche i nomi che c'ha l'Inter. L'Inter ha in attacco lo stesso Icardi, a Perisic, a Jovetic, ma Banega, Condogbia, cioè per me ad oggi il problema dell'Inter forse è stato solo esclusivamente Roberto Mancini, ma l'Inter sulla carta ha una grandissima squadra. Brozovic, cioè una signora squadra l'Inter, è una signora squadra. Ma ci sono d'accordo con te, ha fatto male, non ha fatto un bellissimo calcio sicuramente, a parte le prime 10-15 partite che diceva tutto 1-0, gli mancava un centrocampista, secondo me hanno sbagliato nel comprare Terra che ha complicato un po' le cose, sì. Gli mancava un centrocampista, adesso c'è Banega, e Banega è forte, è fortissimo, magari fosse arrivato a Napoli Banega. Magari. Sarebbe stato veramente un grande acquisto. Magari. Peppe, ti dico un'altra cosa. No. Ti voglio chiedere un'altra cosa. Su Higuain, ma te l'aspettavi questa situazione? Perché io, guarda, dopo quel Napoli-Frosinone, ci avrei messo la mano sul fuoco che Higuain sarebbe rimasto almeno un altro anno a Napoli. Cioè, praticamente è stata una situazione che ha spiazzato un pochino tutti, anche la scelta della Juventus, sinceramente. Soprattutto però anche la, diciamo, la modalità. Anche il modo in cui il giocatore è andato via, senza praticamente manco fare un saluto all'allenatore che l'ha rigenerato quest'anno. Fra l'altro. Eri troppo ottimista, ti dico la verità. Sono intervenuto praticamente tutta l'estate per la Coppa America del Centenario, in Europa e in Francia, a Radio Marte, con Silvermele. Ogni giorno ero convinto della partenza, ma della partenza dei soldi, nel senso che di 94 milioni, però devo dire la verità, ero convinto di non essere, ero proprio convintissimo, cioè io ero convinto della partenza di Higuain perché Fiorentina non poteva fare a meno di 94 milioni, all'epoca 94 è diventata 90, 90, però ero sicuro dell'Atletico o del PSG, sinceramente non credevo nella Juventus, però ti devo dire la verità. Facciamo che azzeriamo tutto e oggi ti dicono ragazzi Higuain può andare via e addirittura lo potete pagare 45 oggi e 45 tra un anno. Ragazzi, non solo la Juve si sarebbe sondato, io penso veramente che questo cavillo contrattuale sia stato studiato nel dettaglio. Credo scusami, non c'erano altre squadre che poteva prendere Higuain 45? C'era anche quell'offerta dall'Atletico Madrid, come disse De Laurentiis, tra l'altro. Quello secondo me è il adesso poi non abbiamo parlato, secondo me l'Atletico Madrid è stato il punto focale della vicenda di qui. Cioè, mi spiego la mia com'è, sì. Come è avvenuta, ma è chiaramente soltanto un altro.
Atletico Madrid. Volevo ritornare in Liga, non lo so, sono stato a Real Madrid, volevo giocarci contro, che ne so, sto facendo un romanzo, poi certo. Potrebbe essere sbagliato. Senti, chiamalo, crea il caos, facciamo un bordello, chi ci vuole la Juve, andiamo a Liga. Secondo me è stata così. Sì, ma è non è affatto un'ipotesi fantascientifica quella che tu hai fatto, anzi. Soprattutto nel calciomercato d'oggi. Anzi, io ad un certo punto avevo pensato che sì, anche io ad una ripicca da parte di Higuain, tu non mi hai ceduto all'Atletico, allora io ti faccio lo sgarro di andare alla Juve e ti metto anche contro la piazza. E Diego, ma questo posso pensare, sai perché? Perché Nicolas Higuain, ricordate, è partito proprio sparato. Cioè questo ragazzi, ma stava proprio avvelenato, ma che è? Non è che tu i tweet o i gol di tuo fratello sono avvenuti 10 anni prima. Oh, certo. Cioè il tempo è proprio minimo. E allora è come se tu sei proprio stuzzicato, dici ah, mo ti frego, mo va. Chi mi vuole Marotta? Oh Marotta, tu addirittura secondo me è stato lui a chiamarlo. Oh, ma la Juve non ci vuole. Peppe, ma secondo te avrà inciso anche questo, diciamo, andamento sul mercato da parte del Napoli? Cioè il Napoli magari se avesse fatto un paio di grandi operazioni. Higuain avrebbe potuto restare a Napoli, perché io credo che sia stato anche un problema del fatto che il Napoli non abbia creato una squadra per le ambizioni del giocatore, perché questo fatto che il Napoli addirittura sia arrivato quasi a fine ritiro senza aver comprato praticamente nessun nome di grande livello a parte Giaccherini e Tonelli, che sono due modesti giocatori, abbia fatto pensare al calciatore anche quest'anno non possiamo competere con la Juventus. Secondo me avrà influito anche questo sulla scelta del giocatore. Questa secondo me è la decisione che vogliamo presentare a tutti quanti. Cioè nel senso ci vogliamo illudere. Ok, è questa qua. Quindi questa qua, che è credibilissima, secondo me nasconde quella vera, cioè quella ripicca. Ma scusa, ma questi Ford, ma chi dovevano mettere? Cioè io voglio capire il nome, chi sono Herrera. Io Witzel non ci ho mai creduto, perché comunque Witzel gli dovevi dare 4-5 milioni di euro all'anno. Io non so se Napoli poteva dare questi soldi. Facciamo sempre conto che dovevi dare questi soldi, ma tu non hai 94 in tasca, cioè 45, tu non hai niente, perché abbiamo detto che quello lo tenevamo. Quindi il Napoli aveva solo i soldi della Champions, quindi vale a quanto sono 40 milioni? Sì, più o meno. Più o meno. Ok, quindi poi dovevi alzare il contratto a quelli pari, alzare chiaramente Higuain. Scusate, chi doveva arrivare? Non ho nomi di questi nomi che potrebbero così esaltare. Chi sono? Herrera, Witzel, che abbiamo sentito più. Sto parlando dei forti. Cioè, non riesco proprio a ricordare. No, Peppe, ma guarda anche le stranezze del mercato. Si va a trattare con Aulas, con il quale abbiamo già fatto praticamente una tarantella per Gonalon. No. E addirittura si parla di cifre vicino ai 30 milioni di euro per Tolisso. Ma dico io, perché poi non andare a fare un'offerta al Newcastle per Sissoko, dove magari lo prendi anche a molto molto meno? Perché fare queste scenate con Aulas, che sicuramente forse ci porterà a fare altre tarantelle anche per Tolisso, che a mio avviso 30 milioni non ci li vale. Però dico forse è più difficile magari portare un giocatore alla Premier, forse ipotizzare. Potrebbe anche darsi, però 30 milioni, cioè, non voglio pensare che in Europa non ci sia un giocatore forte a quella cifra, oltre a Tolisso, magari anche più esperto, che possa essere alla nostra portata. Ah no, io su Tolisso, ti dico la verità, è vero che ti ho detto prima, non ci esprimiamo, perché poi possono fare il campionato della vita. Certo, beh, questo è vero, questo è vero. Tolisso l'ho visto mezza volta, ma Tolisso non... Peppe, io ti voglio ringraziare per appunto. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi, buon proseguimento. E poi ci aggiorneremo la prossima settimana. Io dico che una settimana il Napoli deve presentare almeno un altro giocatore. Quanto meno? Uno se non due, perché. Ma scusate, ma Sarri vogliamo far vedere qualcosa, perché sennò questo mi fa. Cioè adesso non ha più quei. Anche perché voglio ricordarti una cosa, fra pochi giorni questa società compie 90 anni e bisogna comunque fare qualcosa. Speriamo qualcosa di buono, dai. La società compie 90 anni e credo non ci siano più di 1.000 dirigenti. Direi che è un dato
Molto. Beh, speriamo invece che qualcosa possa migliorare da qui fino ai prossimi giorni. Aspettiamo le prossime ore, così ci aggiorniamo e commenteremo magari il primo acquisto del Napoli, dopo Tonelli e Giaccherini. Ti ribecchiamo presto. Buona serata a voi. Ciao Peppe.